amici, ero lì che cercavo qualche giochino interessante da portarvi così, giusto per, e ho trovato The Escapist, che oh mio Dio, lo guardavo anni fa su YouTube e ho pensato, perché non portarci un video che magari potrebbe diventarci una miniserie da 4-5 episodi affinché non riusciremo a scappare dalla prigione. Per chi non lo conoscesse, invito a guardare il video fino alla fine. Per chi lo conoscesse già, fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo giochino. Come sempre, invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e soprattutto aiutarmi a scappare da questa prigione. Iniziamo. Ok, iniziamo con la prima prigione. Tra l'altro ce ne sono un bel po' da quel che vedo. Molto interessante. Però noi iniziamo con la prima. Center Perks. Molto facile. Ok. Ah, possiamo scegliere chi essere? Ma io farei tipo... lui! Perfetto. E ci chiamiamo palesemente Master. Personalizza i personaggi. Ah, interessante. Quindi che figata, possiamo dare nomi ai personaggi. Tra l'altro possiamo anche personalizzarli di aspetto, o no? No, possiamo solo dargli nomi. Allora, ho dovuto dare i nomi ai personaggi e questi sono i nostri protagonisti. C'è Marlena, ovvero un ex carcerato che pensava di essere un uomo e invece era una donna. Poi c'è Iron Man, totalmente a caso. Will, in onore di Will Smith. Logan, è rimasto Logan. Zio Sam, non lo so perché lui aveva proprio la faccia da Zio Sam, non chiedetemi perché, il classico zio, quello beone che viene alle feste. Lui è il prete, Evil Master, ovvero Master cattivo perché è uguale al nostro personaggio, però è quello cattivo. Il novellino, l'ultimo entrato. Gesù, perché non può mancare Gesù. E poi gli agenti, il lungo, il corto e il pacioccone. Poi c'è l'agente buono, che è quello che un po' ci aiuterà. E poi c'è la carogna, ovvero il più cattivo del nostro carcere. E io direi di fare continua. Ora che abbiamo settato i personaggi, sbrem, gentile Master, benvenuto a Central Perks, la prigione di bassa sicurezza più confortevole della contea. Da parte di tutto lo staff ti auguriamo una vita piacevole e rilassante. Ok, vabbè, bla bla bla, direttore Steward Foot, ovvero stewardo piede. La vita in prigione si basa sulle routine, seguendole, terrai lontane le guardie. Perfetto, e vedete che ci sono delle cose a delle certe ore da fare per forza. Per esempio... La conta della gente e poi la, mi sembra, perqua, non so come si dice in italiano, la perquisizione delle stanze, esatto, perquisizione della cella. Logan e il novellino, vedete il novellino appena entrato già preso di mira. Perfetto, se il tuo nome viene scelto da una perquisizione all'appello, assicurati che nella stanza non mi ha fatto leggere, vabbè. Il nostro obiettivo è la soddisfazione, ok. Non calpestate l'erba. Ah, io calpesto l'erba. Perfetto, il prigioniero, vabbè, questa è tipo la prigione più facile della storia. In teoria, vediamo quanti episodi ci mettiamo a finire la più facile. E ora vedete questo, credo ci stia facendo vedere le cose come una sorta di tutorial. Vediamo, vediamo dove ci porta, nella sala mensa, dove... Esatto, la pratica di attività manuali aumenterà la tua fatica, puoi diminuirla mangiando, facendo una doccia o riposandoti. Esatto, e finisce il tutto alle 10, quindi periodo libero, perfetto. In questo periodo possiamo fare quello che vogliamo, tranne fuggire di prigione. Io me ne andrei qua perché, se non sbaglio, esatto, ci sono le posate, vedete, io ruberei un po' di roba del tipo i coltelli. Beh, mi rubo tutto, dai. Cioè, alla fine non è illegale prendere ste robe. Quando è l'ora del silenzio, dormi fino al mattino per salvare i tuoi progressi. Perfetto. E nella scrivania possiamo nasconderci gli oggetti. E quelli verdi, ovviamente, sono quelli che non verranno perquisiti. E il mio piano per ora è rompere la grata. Ora non mi ricordo se si rompe con la forchetta o col coltello. Proviamo. Se io prendo la forchetta... No, 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 no. E ovviamente non ci devono vedere i poliziotti mentre facciamo il tutto. Ok, si taglia col coltello, perfetto. No, salve, non stiamo facendo niente. Passi pure, passi pure. Dicevo, vedete che finisce sia la grata di rompersi, siamo al 92% di distruttibilità, e il coltello è al 70%. Ovviamente scende molto velocemente, però è ora di pranzo. Però io volevo tagliare un po'. Facciamo che ci saltiamo al pranzo iniziale? Allora, la grata è al 20%, io ho finito tutti i coltelli, ma sinceramente va bene così. Qui c'è sia il diario... le missioni! Quindi, vedete, credo che sia questo punto esclamativo il fatto dei favori, Credo, però non so come attivarli in realtà. Allora, la freccia gialla ci indica lavanderia, quindi... Cosa? Ci hanno sparato? Cioè, non me l'aspettavo... Ci hanno sparato? What? Ok, devastante. Bellissima, lì si aumenta anche la... Ah, ok, 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 ok. Sostanzialmente dobbiamo caricare la lavatrice, esatto, vedete, tech. E lo mettiamo in biancheria pulita. E noi dobbiamo raccogliere la quota giornaliera che non siamo riusciti a raccogliere. Quindi mi sa che perdiamo il lavoro, oh mio Dio, stiamo già per perdere il lavoro. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Mi sa proprio di sì. A causa della tua totale incompetenza, esatto, abbiamo perso il lavoro. Vabbè, non lo sapevo, fa niente, ne cercheremo un altro. Però adesso it's time to fare i pesi.
Ah, ok, ti fa le serie, va bene. Oh mio Dio, mi fa già male le dita. Facciamo così, va. Ok, basta serie per ora. E una volta stanchi, ce ne andiamo a riposarci. E farci la doccia tutti nudi con gli altri, oh mio Dio. Ci abbassa la stanchezza, perfetto. Oh, si sta andando le botte. Si sta andando le botte, io rubo, eh. No, no, scusa, ok. Scusate, ho rubato il novellino. No, come faccio a lasciarlo giù? Vabbè, mi rubo tutto. Telecomando, vabbè, questa gliela lascio, va. Ma come faccio a lasciarlo giù? Non ne ho la più pallida. Ragazzi, c'ho una persona morta in mano. Bravo, scendi da solo. Ok. Ah! Allora, abbiamo una calza, perfetto. E un biscotto che non so cosa serva. Mi sa che con la forchetta, ora voglio provare ma non ne ho la certezza, si può distruggere il muro? Eh sì. Ok, quindi coi coltelli le grate, con le forchette il muro. Ovviamente non dobbiamo farci sgamare. So che per bloccare il muro, meglio per non farsi vedere, si può usare un poster. Io me ne andrei in mensa. Qui, che cos'è sta roba? Telefono a gettoni. Vuoi evadere, ragazzo? Beh, hai chiamato la persona giusta. Ti darò alcuni e non si sa cosa. Ok, quindi ci servono dei soldi per evadere. Però c'è un tipo che ci vuole aiutare. C'è un tipo che vuole aiutare il buon Master. Oh, cosa vuoi, Master cattivo? Oh, il novellino sta progettando un'evasione? Ah, cosa ho sentito? Cosa ho sentito? E vediamo dov'è. Allora, quella è di zio Sam, Marlena, Iron Man, io, Logan. Oh, dov'è il novellino? Dai, ci sono tutte tranne quella del novellino? Non ci credo. Sarà di qua per forza. Gesù, ok. Eccolo qui, il novellino. Vediamo cos'ha nella scrivania. Vediamo. Dai, dacci qualcosa di utile. Tazza e saponetta e anche rotolo. Ah, devo lasciare giù questi. Ok, prendo tutto. Per ora lascio giù questi. Non fa niente, così me li vado a mettere nella mia. Rubiamoci, sta un botto rubare. Ma tranquillamente, proprio è strautile in sto gioco rubare. E mettiamo il tutto nella scrivania. Tutto tranne il coltello che ci serve per tagliare la gratta. No, non sto facendo niente, signora gente. Cosa vuole lei? Il corto, il più basso della zona. Il lungo, il corto e il pacioccone. Sono tre bravi cowboy. Ci abbiamo la grata all'8%. E scorte del prigioniero. Area servizio plastica. Ok. Interessantissimo. No, che cos'è questa? Stecche metalliche. No, con cosa le rompo? Oddio. Vediamo. 4% a botta. Oddio, ci vorrà un sacco di tempo. Appello generale. Male. No, ti prego, non noi. Il prete è Logan. Ok, mi dispiace prete, ma è il tuo turno. Qualcuno è scappato ma è tornato subito. Chi sarà mai stato? Allora sta... bel tentativo ma... No! Non ci credo. Ecco, mi ha messo in isolamento. Come faccio a bloccare i pannelli? No way. Non ci credo mai. E se salgo è pure chiusa, dai, stava andando tutto così bene. Ok, però dai, almeno abbiamo capito un po' come funziona. No, mi sa che controllano noi. Ho letto un Master da qualche parte, non so se era Master cattivo o eravamo noi. Allora, il giorno di colazione, come sempre, mi vado a rubare le cose e dovremmo escogitare una strategia. Wow, cosa voleva fare quell'idiota? Dicevo, dovremmo escogitare una strategia oppure prendere varie chiavi, tipo quella lì era strautile, ci faceva andare qui e poi lì. Dai, oh mio Dio. Mi servono un casino di coltelli. E lasciamo perdere il cibo, mi vado a spaccare di nuovo la grata, va. Perché credo sia la cosa più utile, però non so come nasconderla la grata. Forse non dovevo lasciargli la scrivania. Ah, sapete cosa mi serve? L'intelligenza. E mi sa che si fa così. Oddio, com'è che si fa? Oh, ho letto un messaggio veloce che Gesù è un informatore. Zio Sam sta dormendo, ok. Allora facciamo una cosa. Straveloce. Mettiamo giù le cose e andiamo prima da zio Sam a prendergli le cose e poi da Gesù per vedere. Frase molto ambigua. Andiamo dal buon Jesus per vedere le varie cose che non trovo più. Bacheca dei lavori. Voglio rubare nelle varie scrivanie. Vedete che Logan c'ha le cose? C'ha le cose Logan? Logan? Prendiamo tutto, va? Può tornare utile anche il borotalco. E allora nel water voglio mettere... No, dov'è? La piastra di metallo. Ma non scarichiamo gli oggetti altrimenti finisce in tragedia. Allora ho creato una calza ferrata.
che è strautile in teoria, esatto, come arma. Oh, mega rissa tra Marlene e Gesù. Vediamo chi vince, Marlene o Gesù. Vincerà Marlene o Gesù. Attenzione, 1v1 situation. Si tirano i pugni, si continuano a togliere. Due cattivissimi entrambi. Non si sa perché è scattata la rissa, ma Jesus Christ è caduto. No, non sto facendo niente, gente. Ok. E c'è anche lui una calza ferrata, perfetto. Kit da barba, non so cosa serva. Una spatola che alquanto... No. Ok, mi ha visto. Forse gli devo tirare una sberla. Spata. E abbiamo vinto. Ok, signori. Delirio. Allora, abbiamo trovato una chiave rossa, il manganello di tutto. Sono molto emozionato. Mettiamo dentro questo, che è illegale. E soprattutto, so che è rischioso, perché potrebbero tirare lo sciaccone, ma voglio mettere sia il manganello che quello lì dentro. Volendo, stanotte, con la chiave rossa possiamo andare a farci un giro. Abbiamo sia la chiave rossa che l'uniforme della guardia. Perfetto. Non abbiamo più la chiave rossa. Dai, come hanno fatto a saperlo?